Buonasera e ben ritrovati per qualche aggiornamento sul campionato turismo dell'autodromo del Levante di Binetto. Saranno sicuramente tanti gli appassionati che vogliono essere aggiornati sull'importantissimo appuntamento pugliese. Infatti proprio domani mattina alle ore 9 inizieranno i primi turni di prove ufficiali per le vetture iscritte alla prova del CVT organizzata dalla Salerno Corse sull'autodromo del Levante di Bari. Più di 200 le vetture iscritte a questa gara, a conferma dell'ottimo momento che sta attraversando la categoria, ormai paragonabile qui in Italia agli avvenimenti motoristici della massima formula. La prima gara si avrà sempre domani, sabato 6 luglio, con la partenza della prima manche della categoria Super Turismo, che vede impegnati piloti professionisti e squadre ufficiali come Alfa Romeo, BMW, Volkswagen e Ford. La classifica attuale vede, dopo 9 gare, al primo posto la BMW di Roberto Ravaglia gommata Pirelli, mentre al secondo posto c'è l'Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione di Giorgio Francia. Tra le curiosità da segnalare abbiamo il debutto ufficiale della Peugeot con due modelli 405 MI16. Per l'apparizione in terra pugliese sono stati scelti i piloti Marco Brand e il neoacquisto Enrico Bertaggia. Il primo pilota, Brand, ha effettuato lo sviluppo di questa vettura nel corso dell'inverno. Ricordiamo a tutti che la prima gara della manifestazione barese ci sarà, come ho già anticipato, alle ore 16 con la prima manche della categoria Super Turismo su 28 giri. Ricordiamo anche che la pista sviluppa un chilometraggio di 1,577 e il senso di marcia è orario.
compagnia con Roberto Ravaglia. Ora andiamo a chiedere a lui di persona cosa è successo in questa gara pugliese. Niente, mi si è rotta la marmitta. E nel momento in cui si mi è rotta la marmitta ho subito rallentato, ho cercato di venire ai box, però si è rotto il motore, perché naturalmente con la marmitta rotta c'è una diversa carburazione del motore e molto probabilmente si è smagrito talmente tanto che si è rotto. Abbiamo visto un ottimo Giorgio Francia in ottima forma, cosa ne pensi? Ne penso che non è facile, domani partirà ultimo, lui c'ha la possibilità domani di partire in pole position lui. Per me sarà molto difficile agguantare una vittoria, mi accontenterei di un buon risultato sul podio domani per accumulare un po' di punti. Ultima battuta, cosa ne pensi del debutto della Peugeot? Direi eccellente. Qualche problema, quindi vedevo che non mi allungava, quindi a mio avviso aveva qualche problema la vettura, quindi cominciavo a sperare che di potergli dare almeno attaccato al sedere. Vediamo dopo, ciao. Si è visibilmente accaldato dopo una gara del genere, cosa ne pensi? Era molto caldo, la temperatura dell'acqua era molto molto calda, ho dovuto amministrare un po' la gara visto che non c'erano diretti concorrenti molto vicino, per cui diciamo mi sono un po' annoiato. Senti, in anteprima, cosa ne pensi della macchina che ha debuttato proprio qui in Puglia? Ma la Peugeot è una gran macchina e in S2 hanno fatto veramente un bel lavoro, sarà per adesso difficile battere questa macchina, tanto più che stiamo andando bene in un circuito che alla nostra macchina probabilmente non è molto adatto. Diciamo che con l'arrivo di Imola, Mugello, ci saranno forse delle prestazioni migliori. Senti, una domanda di carattere sportivo, la tua esperienza nel Formula 3, nel Formula 1, ti ha dato molto per quanto riguarda queste gare? Beh, senz'altro l'esperienza in pista per quanto riguarda il monoposto aiuta molto un pilota per la classe turismo. Però devo dire che quando sono arrivato qui mi sono trovato con un compagno come Brand che ha molta esperienza e ho dovuto veramente faticare molto per rimanergli davanti. Andando a curiosare nei paddock, tutte le squadre ufficiali come Alfa Romeo, BMW, Peugeot erano impegnate nella messa a punto e nella verifica dei vari particolari delle vetture. Vere officine viaggianti, attrezzate di tutto punto, in grado di poter smontare e ricostruire interamente una vettura nel giro di mezza giornata. L'aspetto di queste vetture ricorda le berline che normalmente circolano sulle strade di tutti i giorni, ma non appena si mette in moto il possente rompo del motore fa capire che ci si trova di fronte a un mostro a quattro ruote che con la vettura tenuta in garage ha ben poco a che fare. Un'analisi approfondita porta a constatare che, a parte le forme originali, dell'auto di serie resta ben poco. Basti pensare che un'auto preparata per la Superturismo ha un valore di circa 400 milioni di lire. La prima cosa da fare per trasformare una berlina in un mostro da pista è quello di smontare completamente la vettura. E una volta messa a nudo la scocca, questa, tramite saldature fatte nei punti nevralgici e con l'aggiunta di una gabbia che funge da secondo telaio, quest'ultimo è pronto per essere assemblato con le sospensioni e il motore. Thank you.
giovane rampante del Formula 3, ha fatto grandi cose in Formula 2000 e quest'anno sta dimostrando veramente, sta mettendo fuori tutta la sua grinta nel campionato. Oltre a queste apparizioni, che oggi l'abbiamo visto sesto dopo dei problemi, ma andiamo subito a dare la parola a Mimmo che ci commenterà un po' la gara. Ma la gara di oggi è stata un pochino anomala, purtroppo ho bucato una gomma dopo che ero secondo, quindi niente, non mi ha permesso di finire come volevo io. C'erano veramente delle ottime possibilità di vincere, anche perché come si era messa la situazione era valida a ruota il motore. È stato un vero peccato, comunque niente, è andata così, e sono arrivato sesto dopo una discreta rimonta. Comunque domani c'è un'altra gara, la vedremo per la gara di domani.